Buon pomeriggio a tutti dal vostro maestro Giugiu. Oggi sono prontissimo perché dovrò fare con voi un esperimento. Spero che tutti voi siate pronti. Io un attimo, mi devo fermare perché sta chiamando qualcuno. Chi sarà mai? Signor Presidente, che onore! Buon pomeriggio! Ciao maestro Giugiu. Sono onorato di averla anche oggi pomeriggio qui con noi. Infatti ho un sacco di domande da farle, signor Presidente. Sono onorato di essere qui, ma ti dico subito che non sono qui per fare una conferenza stampa, ma per dare voce a chi come te si occupa di bambini. Adesso scusami, ma ti metto un attimino in stand-by, un attimo solo, perché voglio sentire se è pronto il collegamento. Salve Preside, come sta intanto? Come vanno gli affari della scuola, insomma? Mo, signor Presidente, che emozione! Chi se l'immaginava che una preside della scuola elementare della provincia di Bari doveva avere questa possibilità? Non le dico, Presidente, quando stamattina l'ho scritto sui social. Che è successo? Si è scatenato l'inferno, il putiferio, telefonata a destra, a sinistra, e le chat delle maestre, dei genitori, non si capisce come ho scritto che doveva avere un collegamento speciale col maestro Giugiu. Mamma mia, te devi pensare solo che una maestra, la maestra Delia, mi ha chiamata a casa 150 volte. E mi ha riassunto, ti prego, e fammi venire, dai, e non faccio niente, dai, ti mando anche il telefono. Ma te, maestra Delia, ma insomma, ci rendiamo conto, non siamo nemmeno congiunte. Comunque, la verità è una sola, signor Presidente, che il maestro Giugiu a noi ci ha salvato. Eh sì, signor Presidente. Anche perché, signor Presidente, parliamoci chiaro. Ma adesso, la scuola, che cos'è? È intrattenimento. E il maestro Giugiu ci riesce benissimo. Lui intrattiene, che è una meraviglia. I bambini, come gli dice, se il maestro Giugiu, si placano, si fermano lì, non fanno più niente. E noi almeno abbiamo la possibilità di respirare un poco. Io ho visto le maestre della scuola mia, quelle giovani, con tutti i capelli bianchi. Signor Presidente, ma non è possibile. Non sanno più che cosa inventarsi, cosa far per intrattenere questi bambini. Però i bambini, come vedono il maestro Giugiu, così rimangono imbambolati. E a noi almeno ci possiamo dedicare a qualche faccenda, a mettere un panetto di pane al forno, qualche biscotto. E sì, Presidente, perché mentre lì ha chiuso le scuole, io a casa mia ho aperto un forno. Comunque, signor Presidente, io una cosa sola gli chiedo. Visto che adesso il maestro Giugiu, insomma, le farà qualche domanda, così, lei, per favore, cerchi di stringere un po', come si dice dalle parti nostre, stringi un bro. Così. Giusto l'essenziale, così mi dà a me la possibilità di intrattenermi di più col maestro Giugiu, eh? Beh, va bene, signor Presidente, io sono pronta, sono tutta emozionata, però sono pronta. Però, se un'ultima cosa, signor Presidente, secondo lei mi metto così, meglio, il profilo destro o il profilo sinistro, insomma, così, eh? No, faccio io, signor Presidente, no, mi metto così, dai, mi sento così, più a mio agio, sì, così sto bene, sì, mi sento pronta, può procedere col collegamento, vada, signor Presidente, vai, colleghi. Maestro Giugiu, eccoci che a suon di tango, appassionatamente, ho il piacere di presentarti la preside, Maria Assunta Ameolei, Santa Benedetta. Salve signora preside! Ma che bello che sei, maestro Giugiu! Mamma mia! Ma io non ce la faccio così! È un'emozione troppo forte per me! Signor presidente, ma cosa è successo? È svenuta! Preside! Ma che è successo? No, dico. Assolutamente, certo, bisogna fare qualcosa. Adesso disporrò assolutamente di un pool di esperti e scienziati per aiutarla. Va bene, ci vediamo la prossima volta e mi raccomando, signor Presidente, non si dimentichi dei bambini e delle famiglie. Mi raccomando. Alla prossima. Ciao dal vostro maestro Giugiu.